Giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 settembre saranno 3 giorni imperdibili per gli appassionati del cortometraggio. Torna infatti Cortolovere, il festival internazionale del cortometraggio, che quest'anno spegne 15 candeline. Location dell'evento, il Teatro Crystal, che per l'occasione ospiterà centinaia di persone, fra videomaker, studenti e appassionati. Come sempre sta presente il famoso cartoonist Bruno Bozzetto, presidente onorario della manifestazione, accompagnato da personalità del mondo dello spettacolo e del giornalismo, tra cui spicca il presidente di giuria. Quest'anno poi, oltre a Bruno Bozzetto, che da sempre è un personaggio straordinario che ha seguito il festival, ci sarà anche Silvio Orlando, per cui un'emozione ancora più grande. E in un contesto stupendo come quello del Borgo sul Lago, direi che, come dire, il successo è garantito. Il successo non solo sarà garantito dai grandi nomi dello spettacolo, ma anche dal calendario ricco di appuntamenti che accompagneranno l'evento. Si parte giovedì alle 21 con la proiezione del film La Passione di Carlo Mazzacurati. Venerdì sera invece spazio alla proiezione dei cortometraggi selezionati e al voto del pubblico per l'assegnazione del premio della giuria popolare. La serata clou sarà sabato. Dalle 21 si terrà a Gran Galà con la premiazione e la proiezione dei film in concorso. Un'agenda quindi carica di eventi che prevede anche un incontro speciale per gli studenti, fissato venerdì mattina. Ma è un incontro in cui lo studio vorrebbe mostrare un po' come si realizza un disegno animato in 3D, cioè sollevare la curiosità e l'interesse dei giovani verso questo lavoro che effettivamente è molto creativo, molto bello, e tra le altre cose, parlando di animazione, si può anche dire che se uno fa l'animazione in 3D potrebbe essere anche non un disegnatore, non è necessario. E deve avere il senso del cinema e del movimento. Quindi si parlerà un po' di come nasce un personaggio, della tecnologia, di come si muove,